Bentrovati al TG Web. Leggere 1300 quotidiani italiani e stranieri seduti comodamente alla propria scrivania adesso è realtà. Da lunedì, infatti, Brianza Biblioteche mette online oltre 30.000 titoli tra ebook, audiolibri, video, film, musica, quotidiani e riviste. Il tutto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e naturalmente gratis. È una buona notizia per chi ama leggere e per chi vuole tenersi informato su ciò che accade nel mondo, ma non solo per loro. Secondo gli ultimi dati, infatti, nel 2010 il 45% della popolazione sopra i 14 anni non ha acquistato un libro, mentre il 40% della stessa popolazione usa stabilmente la tecnologia. Questa iniziativa, quindi, ha l'obiettivo di tentare di allargare, grazie a internet, il cosiddetto club dei 5 milioni, cioè quei 5 milioni di italiani su 60 che ogni giorno comprano un giornale o entrano in libreria o guardano programmi di approfondimento in televisione o siti di informazione. Se quindi con questo progetto si riuscirà ad allargare il recinto dei 5 milioni, l'obiettivo di Brianza Biblioteche sarà centrato. Ci fermiamo qui perché ci sono altre notizie, vediamo i titoli. Aceri, Olmi e Tigli, un investimento di 48.000 euro per piantare più di 7.000 nuovi alberi alla Porada e in zona Orcelletto. Posizionati al Consonno 18 pali della luce e 4 torri faro. Saranno ripuliti 6.000 tombini, oltre 30.000 interventi per impedire lo sviluppo delle larve. Un bando per i giovani progettisti all'insegna della tecnologia per i prodotti d'arredamento. Oltre 700 nuovi alberi sono stati piantati in due aree di quasi 5.000 metri quadrati al Parco 2 Giugno e in zona Orcelletto. Aceri, olmi e tigli, ma anche ciliegi, frassini e meli, hanno trovato casa in un'area di 1.500 metri quadrati vicino a via Alessandria e in una di oltre 3.000 metri quadrati nei pressi di via Bologna. Un investimento di 48.000 euro finanziato dalla Regione Lombardia e dalla provincia di Monza e Brianza. Il progetto ha previsto la formazione di un nuovo bosco alla Porada e interventi di pulizia, potatura e rimozione di alcune robinie esistenti. Inoltre sono stati piantati alberi d'alto fusto nella zona del veliero per aumentare la fascia d'ombra intorno all'area giochi. Per delimitare meglio il bosco è stata posizionata una staccionata in legno. In via Bologna, invece, dopo la rimozione di vario materiale abbandonato, sono state eliminate piante infestanti e alcune siepi di lauro. Sull'area ripulita è nato il secondo bosco. Anche in questo caso è stata messa una staccionata in legno per impedire la formazione di discariche abusive. Passiamo a un altro spazio verde, quello dello skatepark al Consonno. Nell'area tra via Calamandrei e via Nenni è stato installato un impianto di illuminazione. Nello spazio di circa 30.000 metri quadri, dove ogni giorno fanno acrobazie tra mini rampe e muretti gli skaters e dove sulla pista ad anello ciclisti appassionati di footing o di rollerblade si allenano, sono stati installati 18 pali e 4 torri faro per illuminare l'area dello skatepark e l'arena. Le torri faro fanno luce sulla pista di atletica, mentre altri fari sono puntati sui vialetti interni. Partirà nelle prossime settimane la guerra biologica alle zanzare. In programma la bonifica di tutti i tombini della città, quasi 6.000, che saranno ripuliti con uno specifico prodotto a basso impatto ambientale che colpisce direttamente le larve. Al termine dei 5 giri previsti, su tutti i tombini della città saranno fatti 30.000 interventi. Alle operazioni di bonifica si affianca un'azione di monitoraggio sui luoghi sensibili, con trappole ad anidride carbonica per le zanzare adulte e trappole specifiche per le zanzare tigre. Cambiamo decisamente argomento. In arrivo le dotazioni speciali per il centro socio-educativo in costruzione in via Monsignor Talamone. L'amministrazione ha previsto un investimento di circa 22.000 euro per l'acquisto di sistemi di sollevamento per disabili da installare nelle camere di degenza e nei bagni. La biblioteca diventa digitale. Ne abbiamo parlato nell'introduzione. Da lunedì sarà possibile prendere in prestito ebook o quotidiani da leggere sul proprio PC o tablet o cellulare, ma non solo libri, anche banche dati, musica e film.
file in prestito che non potranno essere copiati e potranno essere utilizzati solo fino alla scadenza del periodo di prestito. L'utente di Brianza Biblioteca avrà a disposizione online migliaia di ebook, oltre 1300 tra giornali e riviste di tutto il mondo, audiolibri, film, musica, cui accedere gratis e con la tessera della propria biblioteca dal computer di casa o dell'ufficio 24 ore su 24. Il Consiglio Comunale, nella seduta di martedì scorso, ha definito i criteri per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende partecipate e istituzioni. Dovranno essere nominati i componenti dei consigli di amministrazione di 8 istituzioni o società. A e B, Gelsia, l'Asilo Santino de Nova, il Comitato Esecutivo del Concorso Pozzoli, l'Opera Pia Ronzoni Silva, l'Istituto Ronzoni Silva, il Comitato Befana Antonio e Carla Nobili e l'Università del Tempo Libero. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 di lunedì 13 giugno. Tutte le informazioni le trovate da oggi sul sito del Comune. Apriamo la pagina dell'economia. La Camera di Commercio di Monza e Brianza promuove un premio per i giovani designer brianzoli. Il bando, in ricordo di Rosario Messina, il fondatore della FLU e presidente di Federlegno Arredo, scomparso improvvisamente lo scorso aprile, si propone di selezionare nuove idee in grado di unire in modo funzionale design e nuove tecnologie. E in Italia ci sono oltre 15.000 imprese attive nel design che ogni anno producono idee originali per il mercato dell'arredamento. Circa 3.700, il 24,8% del totale, si trovano in Lombardia e crescono in un anno del 6,5%. In crescita anche a Monza e Brianza, dove le aziende del settore sono 312 e crescono dell'11% in un anno. I premi saranno assegnati da un comitato tecnico e consegnati in occasione del forum UNESCO che si svolgerà presso la Villa Reale di Monza dal 6 all'8 giugno. Un giardino per Madre Teresa. Lo ha deciso martedì scorso il Consiglio Comunale. L'area verde intitolata a Madre Teresa e ai missionari serenesi si trova in via Trabattoni vicino all'ospedale. Passiamo allo sport. Torna la Notte dei Campioni, la kermesse dedicata a box, Thai box e valetudo, in programma domani sera al Palaporada. In palio il titolo intercontinentale di Thai box tra l'atleta di casa Davide Mosca e il kenyota David Kamis. Il torneo quattro nazioni con la superstar, il thailandese Sak Kaoponlek, e il trofeo città di Seregno di box dedicato quest'anno a Giovanni Parisi, scomparso 2 anni fa. Per il calcio, nell'ultima di campionato di Serie D, il Seregno ha perso 1-0 ad Asti. La squadra di Mister Grossi chiude il campionato al 4º posto e va ai play-off contro il San Cristoforo, terza forza del campionato. Domenica partita di andata al Ferruccio. Terminiamo con il tempo. L'arrivo di un fronte atlantico porterà per il weekend condizioni di tempo instabile, con possibilità di rovesci e temporali sia sabato che domenica. Temperature nella norma, in discesa da domenica sera. Con questo abbiamo terminato, vi ricordo il sito del nostro TG serenioinforma.it e vi do appuntamento a settimana prossima.